Quando si parla di rottura di rapporti di amicizia e litigi di VIP, tutti vogliono conoscere la verità sui retroscena, ecco quelli di Umberto Smaila e Jerrica. Umberto Smaila e Jerrica la hanno lavorato insieme per tantissimi anni e hanno condiviso la vita privata, oltre alla carriera. A un certo punto, poi, hanno cominciato a girare delle voci su una loro possibile rottura, dovuta a un grande litigio mai superato. I due diretti interessati, però, non hanno mai approcciato l'argomento. O almeno, non fino a ora. Umberto Smaila ha infatti raccontato qualche retroscena in una delle sue più recenti interviste e i retroscena stupiscono ancora di più di quanto ci si potesse aspettare. Io e Jerry non abbiamo mai litigato, chi era curioso di conoscere dettagli interessanti sulla rottura del rapporto di amicizia tra Umberto Smaila e Jerry Calà rimarrà deluso. Ebbene sì, perché i due comici milanesi in realtà non hanno mai litigato. Anzi, Smaila, ormai 72enne, si incontra spesso con Calà, sia per lavoro che per svago. In una recente intervista lo ha dichiarato chiaro e tondo, non ci sono mai stati cattivi rapporti. Forse hai letto le forzature dei titoli di giornale, ce n'è uno, mi ha dato una pugnalata. Tutto finto. Io e Jerry siamo in ottimi rapporti, ma allora queste voci come sono nate? Umberto Smaila ha saputo rispondere anche a questa. Ha infatti raccontato di come in un periodo della loro vita, ormai molti anni fa, Umberto Smaila e Jerry Calà si fossero trovati ai ferri. Il motivo? Lui lasciò il gruppo, lasciandoci col sedere per terra. Ma sono ferite che il tempo ha curato, ha spiegato Smaila. Nel frattempo i due vanno a pranzo insieme e discutono di una possibile reunion dedicata al mondo del cabaret e della comicità milanese. Leggi anche trattino maggiore Albano, la foto dalle mille emozioni con il grande attore, ma è subito scandalo. Non capisco, leggi anche trattino maggiore Johnny Dorelli, perché era scomparso dalla circolazione, tra litigi e... Poi è cambiato tutto. Smaila, inoltre, ha in serbo un grande progetto. Anzi due. Questa estate andrà in giro per il paese con un tour musicale e poi sta pensando di scrivere un libro. La sua vita ricca di amori, figli, movimentata sembra essere un grande motivo di ispirazione per un'opera autobiografica del cabarettista.